Ragazzi, prima di lasciarvi al video, vi devo dire che non è uscito Pokémon Bianco senza evoluzioni, che sarebbe dovuto uscire oggi. L'ho scritto in community, il motivo è legato principalmente a un problema del mio software di editing che sto riscontrando e che sto cercando da qualche giorno di risolvere. Solo che mi rodeva il culo lasciarvi totalmente senza video e dunque ho deciso di portarvi un estratto live di Pokémon Smeraldo che già era saltato per altre motivazioni. L'editing era più semplice e i problemi sono pesati di meno. Io ragazzi vi invito, dato che questi problemi possono accadere sempre, non sempre si trova una soluzione immediata, a seguire i post in community che pubblico riguardo alla programmazione e quant'altro, ma soprattutto a seguirmi su Instagram, link in descrizione, perché lì è il luogo dove generalmente avviso sempre quando ci sono dei problemi. Per il resto ragazzi, io vi ricordo che alle ore 21 quest'oggi siamo in stream su Twitch. Avremmo dovuto fare un rewatch di Pokémon Bianco, ma Pokémon Bianco non è uscito e dunque andiamo a giocare un po' a Fall Guys, il gioco del momento che sicuramente avrà qualche hater che verrà a mettere dislike a questo video, ma che mi sta piacendo. Faremo una stream molto particolare, ogni sub o 500 bit sono due partite in più, con limite fino alle ore 1 di mattina. Non vedo l'ora, tanto il telefono fa casino. Tanto vi dicevo, domani devo solo farmi 3 ore di treno. Detto questo, vi ricordo il link a Twitch ovviamente in descrizione insieme a quello dell'account Instagram. Vi lascio agli highlights. Oh, rec attivata. Dopo il crash della connessione siamo di nuovo qui. Prima di andare lì io quasi quasi vado da questa parte qui, che è più interessante per quanto mi riguarda. Ultimo, questi sono in doppio. Oh no. Beh, ma mi date un sacco di soldi voi due. Siete iper ricchi, ci avete 1000 sub minimo. In due, siete in due, quindi ve li smezzate. 3200, hashtag tirchio. Oh, ah, bene. Questa che la volevo fare in doppio perché a sto giro l'ho preparata. Jerry Scotti Scolaro arriva da noi con il suo Ralts, ma si becca un sanguisuga incredibile e viene totalmente prosciugato. Va bene, procediamo. Allora, ribaltiamo anche sto energumeno. Andiamo dal golosissimo presidente. Vediamo cosa ha da dirci. Sfida Fonino. Presidente? Presidente? Cosa ne pensa del fatto che se è scritto in questo gioco non si può ottenere? Allora, io... musica epica, grazie. Io ricordo bene. Tu mi sfiderai. Vado oltre. Oh, ciao Creepy, buongiorno, non ti avevo visto. Oh no, ma il prossimo che manda è Combusken. E quello lo sconfiggi con il buon senso? Oddio, Combusken, forse in realtà, vabbè, avrà ancora Torchic. Sanguisuga, Lotad, devi salutarci. È un crit? No, è semplicemente Ninkata che è fortissimo. È il turno di Torchic. Ma andato in campo davvero allenatore. No, 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 no. Je m'y cliquer. Vabbè, je m'y cliquer. Je ne sais pas jouer à le jeu. Ok, sì. Fatto. Se mi faceva brutto colpo, Houston, we have a problem. Se mi avesse fatto brutto colpo, non so come sarebbe andata a finire. Oh no, Nikki Great. Si vede proprio che lei è di un altro livello rispetto agli altri. È una vera allenatrice. Direi che possiamo proseguire. Adesso si va verso Bluruvia, si affronta Rudy, si consegna la lettera a Rocco e poi ci svegliamo tutti sudati. Non sarebbe male continuare ad allenare Ninkata per fargli fare quei 26 livelli che ci servirebbero. Oh, buon dì. La quest di fermarlo è stata una delle più difficili della mia vita. Signor Marino, torni a bordo. Allora, Rudy, come lo affronti Rudy? Perché Ninkata... Dustox, Beautifly, lui la gestisce bene in realtà. Allora, prima di procedere io direi di affrontare un po' di gente qua, così se sono 5 te le meriti tutte. Oh, Seso con Ninkata. Bono, 5 sfuriate e il pescatore torna a pescare. Fra un esemplare di Creepysaurus e un esemplare di Ninkata, che cosa verrà fuori? Non lo so, ma sicuramente una bella emote. Rudy, allora, io non vorrei andare subito con Beautifly, sennò livella troppo. Io vado con Ninkata, non è che morirà. Vero? L'oscurità splendente diverrà con Ninkata. Ok, va bene. Allora, sta palestra qui da piccolo era un fottuto inferno, però adesso che mi sono spuntati i neuroni, vedi che infatti la so fare. Non osare snobbarmi, te ne pentirai. Fidati, Ninkata non snobba nessuno. Pazienza. Ci sta, no, che io abbia fatto il crit quando non dovevo farlo. Oh no, ma adesso lui mi distrugge. Oh sì! Ninkata, quanto mi piaci! Che culo di merda!
Che culo, ho fatto la giocata più pazza della mia vita. Ok, no, siamo a posto. Neanche un danno, troppo facile sto gioco. Un nome doppia, mi hanno cyberbaitato. Gelinda Combat God e Arcibaldo Marinaio, fratello di Scudobaldo. È il terzo, è quello dei DLC. Oddio, ma questo regge tantissimo, Nincada non gli fa una pippa. Oddio, fammi 5 hit. Che goduria quest'uomo! La vittoria è stata portata a casa. Ma quanti allenatori hanno messo in sta palestra? Ma il Rubino era molto più piccola. Adesso distruggiamo quest'uomo. Sono Rudy, il capopalestra di Bluruvia. Ho l'irruenza delle onde maestose nella zona. Mi sono fatto le ossa nella grotta buia. Si chiama grotta buia oppure ha un nome effettivo e lui non sa il nome della grotta in cui si è allenato? Ma proseguiamo! Beautifly, vai! Beh. Questo Raffica deve essere molto forte. Ok, non fare sassata. Oddio, adesso... Oh no, adesso vivrò con l'incubo di sassata. Ora che mi è venuto in mente. Oddio, ma questi spammano gran fisico. Ma c'hanno il cervello fottuto. Io ti faccio assorbimento, poi ti faccio raffica e tu dovresti morire. Oh fuck, ma io come faccio adesso a fermi tutti? La situazione sta sfuggendo di mano. Allora, io devo evitare che entri Maquita sotto riflesso, perché quello mi spana il culo. Io nel dubbio vado a stollare con... Grazie Tia per il raid! Grazie Tia per il raid, benvenuti a tutti, siamo nella merda! Confusione... Oh, ok, no, aspetta, finché fa focus punch io sono a posto. Finché quest'uomo fa focus punch io sono a posto. Riflesso, ok, l'ha rimesso, siamo nella merda ufficialmente. Va bene, rimani pure immobile, confusione, giù. Ho rischiato Dustox, fortuna che ho switchato. Maquita, questo è un problema. Per fortuna che ho questa resistenza incredibile, pazzesca. Ok, perfetto, dovrei andare molto tranquillo, Dustox regge molto. Dustox regge davvero molto. Per fortuna ho questa resistenza in Crocs, regge davvero molto. No, brutto colpo, no, Dustox regge davvero molto, 0,25. Che figura di merda. Regge molto bene. Ma contropiede ma avrebbe shottato. Mai nella vita. Non è contatore, è contropiede. C'è da dire che se proprio avessi dovuto scegliere un Pokémon da perdere, avrei scelto Dustox. Beffati così sul finale. L'avevamo giocata discretamente, tutto sommato. Alla fine Dustox, ragazzi, era il più sacrificabile. Io ho assolutamente bisogno di evolvere Nincada, perché così almeno ottengo una luce ninja, che è un Pokémon in più. Oh, all'acciaio. Sicuramente questa Dustox la imparava. Bene, possiamo procedere, dopo aver constatato che avevo ragione. Se il Gemini ci stanno i tipi acqua, Nincada rischia in realtà. Conto Fiammetta, che cosa fai? Prego Dio. Iniziamo a menare un po' di gente qui. Wingull, vedi, ad esempio, Wingull, secondo me... Non vorrei risultare un po' ridondante con le meme. Panico! Nincada crea panico sulla spiaggia! Articolo di giornale! Domani a Selcepoli! Che cosa sta facendo quest'esse? Armando Marinaio è stato completamente obliterato dalla forza dei brutti colpi di sfuriata di Nincada, sale a livello 18! Che cazzo è appena successo? Allora, no, ragazzi, io devo stare attento con Nincada, devo farlo evolvere. Non posso fargli fare ste lotte qua. Allora, fai questa cosa qui. Non posso dirti niente perché sei una bambina. Oh no! Alessandra Baby Gang e Aureliano Imperatore vogliono lottare. Azuril e Tentacool. Allora, devo assolutamente puntare su Tentacool, perché Azuril tanto non ha... Mi sono colpito da solo. Che cazzo sto facendo oggi? Io non volevo tryhardarla così tanto, ok? È finita l'era del sesso con Nincada, è iniziata l'era del sesso con Ninjask. È tornato il nostro eroe. Quanto cazzo è giallo sto Shedinja? Carvagna, ti rispammo sfuriate, visto che... Mamma mia! Cosa ti spinge ad interferire con i nostri piani? Boh, tipo il fatto che siete stupidi? Allora, adesso c'è Vera. Vera che ha Combusken. E noi non abbiamo Dustox. E come potete vedere... Le nostre difese sono discutibili. Ho molta paura. La situazione è la seguente. Shedinja potrebbe morire easy. Scusatemi, mi viene da ridere. E adesso mi spammerete le emote di Surskit. Perché io questa sfida mi sono detto prima di iniziare questa challenge. Vabbè, ma fra... Voglio dire, c'hai Mascarine. Vediamo che succeda. Ok, non una Wildmar. No, ho ruggito. No, ruggito. No, ruggito, zio. No, ruggito.
Ruggito, è un problema per la mia persona. Attacco X. Buono, giù, va bene. Non lo ucciderò mai. Mi viene da piangere. Che stupido. Che culo di merda. Yes. Oddio, non ci credo che sono riuscito a passare anche questa indenne. Rip Dustox. Però va bene così.